chiuso un ristorante a Caselli in Pitta, ritrovati diversi positivi al Covid a Ceraso, tutti negativi invece ai tamponi. Inchiesta a Piazza Pulita sulla Iele, sconcertante in retroscena, società usata per usi propri. Niente assembramenti neppure in spiaggia, ma da Scea si autorizza il torneo di beach volley e tennis. Prossime le riaperture delle scuole, i sindaci Coppola ed Aloia alle prese con il dilemma istituti e classi. Ed Enrica Buonaccorti a Casalvelino è stata ospite della rassegna letteraria Incontri d'autore. Queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi. "29 indagati, 45 capi d'accusa e oltre 20 milioni di sequestro preventivo. Si allargano i margini dell'inchiesta Piazza Pulita sulla Iele S.p.A. e vengono fuori retroscena inquietanti. Una vecchia vicenda, quella della Iele, che ha conosciuto momenti drammatici soprattutto per gli operai che vi lavoravano e che continuarono a farlo pur non percependo un soldo. Nel mentre si scopre che c'è chi invece ingrassava manipolando carte, subappaltando lavori ed eludendo il fisco, mettendo mani pure alle cessioni del quinto dello stipendio richieste dai dipendenti. Il 17 dicembre del 2014 gli operai della Iele, a decine, scesero in strada bloccando di fatto la Cilentana all'altezza dello svincolo per Vallo Scalo. Forse non tutti ricordano che i motivi di quella protesta, solo il culmine di una serie di rimostranze, erano dovuti al fatto che quegli uomini, padri di famiglia, lavoravano senza percepire più lo stipendio da svariati mesi. Colpa prima della società, poi del successivo commissariamento che ha portato nel 2018 alla dichiarazione di fallimento seguita da sentenza del Tribunale nel novembre dello stesso anno. 30 milioni di debiti, oltre 250 dipendenti, quasi 50 comuni che partecipavano, ma non finanziavano con quote parte, almeno gran parte di questi, alle spese di raccolta di rifiuti, per la quale era poi sorta una società a satellite e gemella praticamente inutile, il Corisa 4, altro sistema fallito. Ora, a distanza di 2 anni dal fallimento della Iele, il cui presidente era Marcello Ametrano, gli scenari che vanno delineandosi in seguito all'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sono davvero inquietanti. Nel registro degli indagati, in 29 tra amministratori, consulenti e componenti degli organi di vigilanza. Le ipotesi di reato vanno dalla bancarotta fraudolenta alla frode fiscale e al peculato. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 20 milioni di euro. L'operazione Piazza Pulita, portata avanti dalla Guardia di Finanza di Vallo della Lucania e coordinata dalla Procura, ha fatto luce sul fallimento della Iele S.p.A. dovuto ad un buco di oltre 30 milioni di euro nei bilanci, con grave pregiudizio per i creditori e l'erario. Questo si legge nelle carte dell'inchiesta. In tutto sono 29 gli indagati e 45 le ipotesi di reato contestate. Fino al 2014 la Iele, proprio l'anno della protesta degli operai sulla Cilentana, aveva regolarmente approvato il bilancio d'esercizio e provveduto al rituale deposito, ma negli anni successivi non ne aveva più fatto pubblicità, così da celare ai soci e ai terzi la mala gestio e la scarsa solidità patrimoniale. Così si legge sempre fra le carte dell'inchiesta. Da quella situazione al fallimento il passo è stato breve, ma dalle indagini poi effettuate si è scoperto che il sistema di gestione dell'azienda era di tipo personale, pro domo sua, insomma la Iele era un bancomat. Le somme non versate all'erario e così risparmiate, come anche le cessioni del quinto dello stipendio trattenute, servivano pure ad autofinanziarsi, a pagare consulenze legali e tecniche per collaborazioni occasionali, anche se non necessarie, come a riparare propri mezzi, auto e spese dell'ente. Inoltre, dall'indagine è venuto fuori anche che il presidente del consiglio d'amministrazione, Marcello Ametrano, pur avendo rassegnato le dimissioni, avesse di fatto continuato occultamente ad amministrare la Iele S.p.A., dando disposizioni ai dipendenti e ai dirigenti anche in ordine a tempistiche e pagamenti. Le indagini hanno permesso di denunciare 29 responsabili, per lo più professionisti con ruoli direttivi o di consulenza. Nei confronti di 14 di essi, il GIP del Tribunale della Sezione
ha disposto il sequestro preventivo di beni per l'equivalente fino alla concorrenza di 20.443.892 euro. Allo Stato sono stati cautelati quasi 100 beni immobili fra fabbricati e terreni, 25 veicoli, disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. Terzo giorno di rialzo nel numero dei contagi. Le nuove infezioni segnalate nel bollettino della Protezione Civile alla serata di ieri sono state 1.462. 9 le persone decedute, il giorno prima erano state 5. E boom di tamponi effettuati in tutta Italia, quasi 100.000, 1.178 i ricoverati con sintomi, aumentano pure quelli in terapia intensiva che sono stati 74. 21.783 invece si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio, le tre regioni con il più alto numero di contagi. Sempre alla serata di ieri, 28 agosto, sono state la Lombardia, 316 nuovi casi, la Campania 183 e il Lazio 166. La Campania diventa così non soltanto la prima regione al sud per ammalati, ma anche la seconda in Italia, superata l'Emilia-Romagna più 164 ed il Veneto 135. Aumentano i tamponi, ma sempre e soprattutto al nord si sfiorano i 20.000 in Lombardia, i 15.000 in Veneto ed in Lazio la Campania ne ha effettuati oltre 5.000, in linea con quanto affermato dal governatore Vincenzo De Luca, che di recente ha detto che i positivi li avrebbero cercati ad uno. L'effetto però è che a fronte di oltre 5.400 tamponi, di positivi ne sono stati rintracciati 183 e per la Campania, che conta una popolazione di quasi 6 milioni di abitanti, forse sono ancora pochi. Buone notizie a Ceraso, tutti i tamponi effettuati sulle persone che erano state intercettate come facenti parte della rete dei contatti dei 7 positivi al virus sono risultati negativi. Può tirare così un sospiro di sollievo la comunità del piccolo centro interno cilentano che da alcuni giorni era in apprensione circa i risvolti di quella vicenda che, cominciata da una positività, un ragazzo rientrato da un viaggio in Inghilterra ne aveva innescati. Fino alla serata dell'altro ieri, quando i positivi erano risultati altri due giovani, ulteriori 6. Un fatto probabilmente innescato dalla frequentazione dei giovani avvenuta essenzialmente a ridosso del Ferragosto, ma che adesso, con la messa in quarantena di tutte le persone venute in contatto con i giovani e i loro familiari e lo screening con tampone eseguito dal Dipartimento dell'ASL, pare sia stato risolutivo. Isolati i casi, naturalmente occorreranno altri giorni per poter essere sicuri che non vi siano stati ulteriori positività, ma di certo la comunità di Ceraso alla serata di ieri e a commento di quanto comunicato dal sindaco Gennaro Maione si è raccolta in uno spirito nuovo e di vicinanza nei confronti dei giovani e delle loro famiglie. Altri invece invocano cautela e soprattutto rispetto delle disposizioni sindacali che impongono al pari di tutti gli altri comuni l'uso della mascherina, che pare invece sia un oggetto poco utilizzato pure nei locali ricreativi aperti al pubblico. Altra aria si respira a Vallo della Lucania, dove pare, perché non vi è nessuna nota ufficiale diramata dal sindaco Antonio Aloia, si sia registrata una nuova positività e sarebbe sempre legata ad un rientro ad un viaggio. Si parla di decine di tamponi partiti a raffica del comune per intercettare nuovi possibili casi, così come decine di tamponi si stanno facendo nei territori vicini ad Eboli, dove si è sviluppato un focolaio Covid-19 in un'azienda agricola, dove lavoravano 16 ebolitani e 8 dipendenti provenienti da altri territori. 24 persone positive che potrebbero aver portato all'allargamento del contagio in altri comuni e presso altre abitazioni. Ed è invece scoppiato un altro focolaio, ma a Caselle in Pitteri, chiuso il ristorante Zi Filomena perché sarebbero stati riscontrati dei casi nell'attività. Ad annunciarlo nella serata di ieri il sindaco Giampiero Nuzzo, in costruzione anche qui la catena dei contagi per verificare il numero esatto di chi è risultato positivo. Legalizzati gli assembramenti preelettorali che, come scrivevamo per l'appunto ieri, pare siano dispensatori di elisir di salute. Mascherina o no,
Ci si può pure incollare l'un l'altro, tanto sembra che il coronavirus passi solo dalla bocca e dal naso, le mani si lavano e sanificano solo a casa propria e magari, se proprio, entrando in un negozio. Ma non sono le adunanze preelettorali i soli nuovi santuari della salute. Ai tempi del coronavirus sono pure le spiagge, meglio ancora se le amministrazioni autorizzano, finanziandoli pure, dei bei tornei di beach volley e tennis. È il caso di Ascea, che partì già agli inizi di maggio con un piano spiagge che gli altri comuni costieri neanche avevano sognato di ideare. Pass d'entrata ed uscita per e dal comune, chiuso come un feudo di medievale memoria, per fare la spesa, andare in banca, in stazione, in albergo, in spiaggia, il regime di pass obbligatori sembravano aver talmente blindato Ascea, che ricordiamo mai ha registrato un solo caso di Covid-19, da sembrare la Toscana descritta dai registi e protagonisti Troisi e Benigni in Non ci resta che piangere. Invece l'azione intrapresa dall'amministrazione sembra aver dato i suoi frutti, poi di colpo il ritorno al futuro. Il 7 agosto scorso la giunta comunale di Ascea approva e poi pubblica il 24 successivo l'autorizzazione al torneo senza ombra beach volley e tennis. Non solo, previsti per l'associazione Senza Ombra, che gentilmente ha chiesto autorizzazione lo stesso giorno dell'approvazione in giunta, per espletare un torneo dal 10 al 30 agosto, 2.000 euro per l'allestimento dei campi e spese logistiche varie. Ma come? Non era stato stabilito dalle linee guida regionali che non si potesse toccare palla manco per niente in spiaggia? Lo slancio dell'amministrazione di Ascea, che autorizza, dimentica però di citare i riferimenti legislativi a cui attenersi in tempo di coronavirus. Nessuna prescrizione, nessuna limitazione. E ciò fa pensare che pure ad Ascea il vaccino anti-Covid, quello miracoloso che si sprigiona man mano che l'adrenalina sale, è arrivato e a gran dosi. Ed infatti le ammucchiate spiaggia, le rivendite abusive, fanno parte ormai del panorama. Il feudo è spugnato, dei pass ne rimangono le cartoline. Ci si avvia alla riapertura delle scuole fissata per il 14 di settembre. Che sia rimandato o no nei giorni immediatamente successivi alla tornata elettorale, che vedrà pure la campagna al voto per le regionali e non solo per il rinnovo di molti consigli comunali, il piano scuole è complesso. Al di là dei banchi monoposto in arrivo in questi giorni, in primis per le scuole di primo grado, è la mancanza di infrastrutture di tipo scolastico e similari ad impedire o complicare lo smistamento dei ragazzi, che non potranno essere ospitati più tutti in una sola aula. Per il sindaco di Agropoli, a capo di una comunità che conta circa 22.000 abitanti, tutto sommato si è pronti a ripartire, mentre il primo cittadino di Vallo della Lucania è più cauto e confessa onestamente che il piano scuole, relativamente alle competenze delle amministrazioni comunali che escludono i licei, che fanno capo alla provincia, è molto più complicato di quanto si pensi. Muoversi tra mille incertezze certamente non è il modo migliore di agire. Ciononostante noi ci siamo impegnati a svolgere tutti i lavori possibili e immaginabili per garantire almeno alle nostre, le scuole di nostra competenza la possibilità di aprire in sicurezza. Lo abbiamo fatto, i lavori sono quasi terminati, abbiamo acquistato noi banchetti preoccupati proprio dal fatto che potessero non arrivare in tempo da parte dello Stato, quindi abbiamo acquistato i banchetti singoli che distribuiremo insomma per tempo, già la prima tranche arriverà settimana prossima e quindi pensiamo di arrivare al 14 pronti per poter cominciare le attività didattiche. Però, come dire, come tu osservavi, insomma, condivido comunque le preoccupazioni dei genitori, perché lo sono anche io da genitore, sono preoccupato. Noi quello che dovevamo fare però l'abbiamo fatto, abbiamo sistemato le scuole, abbiamo comprato i banchetti, siamo pronti, vediamo però sia sulla data di inizio delle attività didattiche, che mi sembra un po' forzato, aprire il 18, il 14, poi chiudere insomma, il 19, poi riaprire il 25, insomma una cosa un po' forzata. D'altra parte è noto che nelle città come la nostra, dove fa ancora molto caldo a settembre, ha poco senso spingere i bambini insomma, con questo caldo a tornare a scuola quando si potrebbe svolgere magari le attività didattiche in altri momenti dell'anno
più proficui per loro. E poi ricordiamo, le città di mare sono ancora operative a settembre, quindi il ritorno a scuola certamente, secondo me, danneggia anche l'economia locale. Però detto questo, insomma, vediamo quali sono le decisioni del Ministero e noi ci regoleremo di conseguenza. Però da questo punto di vista posso dire che abbiamo fatto un buon lavoro e siamo pronti a ogni possibile novità. Per quanto riguarda invece l'edilizia, anche quella scolastica? Sì, come sapete abbiamo fatto la posa della prima pietra di un nuovo istituto scolastico nelle 4 da mattina. I lavori si stanno svolgendo con lentezza, purtroppo dovuto al periodo di Covid, che noi abbiamo cominciato i lavori prima del Covid, sospesi poi per 3 mesi, poi riavviati, poi insomma purtroppo procedono un po' diciamo a singhiozzo per le note vicende che insomma sappiamo. Ci auguriamo di poter però dare da settembre in poi un nuovo rinnovo delle attività e quindi anche per i lavori di completamento di sistemazione del porto, anche per i lavori della, che è stato appena detto, insomma, del Palazzo Civile delle Arti, che anche lì c'è un finanziamento in corso e dovranno cominciare anche lì dei lavori. Dobbiamo iniziare i lavori anche del campo pulito, di ristrutturazione del campo pulito con la posizionamento dell'erbetta sintetica e quant'altro. Abbiamo i lavori da cominciare al palazzetto dello sport di Concilio, abbiamo investito 300.000 euro per rifare il look al palazzetto e ridare nuova linfa vitale, implementando i posti e riportandoli a quelli del periodo, diciamo, della Serie A. E quindi tante sono le opere quindi in corso e cercheremo veramente, e mi auguro veramente che non ci siano altri rallentamenti, perché noi abbiamo dei tempi insomma stabiliti che dobbiamo cercare di rispettare e li abbiamo fin troppo spesso rimandati. Questo l'augurio naturalmente non è solo per completare i lavori pubblici, ma è soprattutto per il fatto che non si ripetano più episodi di Covid così gravi, in modo tale da stare in generale molto più sereni. Naturalmente come amministrazione siete impegnati anche nel piano scuole per le scuole che fanno capo poi naturalmente all'amministrazione, che è una gestione complessa perché diciamo le scuole si riapriranno veramente a breve, quindi un comune si trova anche a dover gestire degli ambiti, degli ambienti che al pari anche di altre realtà del sud del mezzogiorno delle volte non ha locali a sufficienza per contingentare gli ingressi. Come sta andando? Perché è facile dire che non si è pronti, però è più difficile dire invece che per quanto ci si sforzi le infrastrutture sono quelle, quindi i sindaci vanno in difficoltà nella gestione degli ambienti. Penso che questa situazione è realmente difficile da gestire. Non solo per il governo centrale, ma anche per chi perifericamente cerca di gestire con le poche risorse che ci sono. Partiamo da una considerazione: le nostre scuole, e questo dovrebbe capire il governo centrale e il governo regionale, sono in una situazione grave, di fatiscenza, ma da anni, e si investe poco nell'edilizia scolastica, probabilmente rendendo anche farraginoso il percorso per avere i finanziamenti. Noi ci stiamo provando, in più occasioni lo stiamo facendo, stiamo partecipando a bandi per risolvere radicalmente il problema delle scuole, perché si parla anche di demolizione e ricostruzione di alcuni, ma ci vuole tempo, di qualche istituto scolastico, e questo richiederà tempo. Per quanto riguarda invece la vicenda Covid, noi ci siamo organizzati insieme ai dirigenti scolastici delle scuole che gestiamo direttamente noi, stiamo cercando in uno spirito di collaborazione di trovare delle soluzioni che sono comunque delle soluzioni provvisorie e tra virgolette arrangiate, per cui stiamo cercando in tutti i modi di dare una svolta anche a questo problema. Speriamo che all'inizio dell'anno scolastico abbiamo completato quello che era l'iter di questo problema. Ultimi appuntamenti con la rassegna letteraria organizzata da anni e con successo dal comune di Casalvelino. Nella cornice del Teatro del Porto della Frazione Marina, dopo il precedente appuntamento che ha visto ospite del salotto letterario Roberto Napoletano, Enrica Bonaccorti, attrice, giornalista e scrittrice. Molto conosciutissimo del cinema e della TV, Enrica Bonaccorti ha presentato l'ultimo suo libro, Il Condominio, edito da Baldini e Castoldi. Nutrita come sempre la partecipazione alla rassegna Incontri d'autore, che ha visto un pubblico attento e divertito anche grazie al carisma e alla simpatia di una Bonaccorti che si è lasciata andare a racconti del suo personale vissuto, oltre che a descrivere la trama del libro.
Una sorta di occhio attento sulle dinamiche di un condominio scombussolato dall'arrivo del protagonista, che pur rimanendo molto distante da quelli che sono i normali, spesso perniciosi pettegolezzi, finisce invischiato più degli altri in situazioni imbarazzanti, talvolta compromettenti. La serata che ha visto come ospite Enrica Bonaccorti è stata condotta dal sindaco Silvia Pisapia, che volentieri si è intrattenuta con la scrittrice, e da Bartolomeo Lanzara, presidente di Codacons Cilento. Ho sempre pensato che non ci fosse bisogno di avere un libro della Bonaccorti nelle librerie, vedevo già troppi libri inutili. E poi ho sempre voluto essere giudicata su un libro, anzi il primo libro avrei voluto non mettere il mio nome, però la casa editrice non l'ha messo, perché lo sento come un peso il mio nome. La cosa che so fare meglio è scrivere io, La seconda cosa che mi viene meglio è la radio, ma la prima è proprio la scrittura, e questo me lo riconoscono in tanti con grande sorpresa. Ma è bello! Allora, vado da Augias, ospite per il primo libro. A un certo punto mi dice: c'è una poesia in fondo al libro. Dico sì, ma di chi è? E dico: l'ho messa in bocca, nelle mani di uno dei due protagonisti, ma evidentemente l'ho scritta io. E Corrado mi fa: ma è bella! Con questo tono, come dire, come mai? E dico: sì, grazie, se vuoi ne ho scritte anche altre. Perché c'è proprio questa dicotomia fra chi è immagine e la scrittura. C'è ampia ragione anche in questo, per carità. Io, prima di comprare un libro di una collega che peraltro stimo moltissimo, facciamo conto a Milly Carlucci, prima ne compro di altri che sono più scrittori conclamati, però a volte si hanno delle sorprese, e con me l'hanno avuto, perché ripeto, senza nessun merito, perché mi viene, non è che ho studiato, però è una dote, come chi sa cantare, chi sa alzare la gamba. Io la cosa che so fare meglio è scrivere, e quella con cui mi sfogo di più. Non faccio ginnastica, non mangio cose, non bevo, non niente, però scrivo. Complimenti. Ci parli un po' della sua ultima opera? Questo ultimo libro si intitola Il condominio. E ho la gioia che piaccia tanto, e credo di sapere il perché, perché fa molto sorridere. I primi due romanzi parlavano della vita, sappiamo che è attraversata da tanti momenti anche non perfetti, ed erano realistici. Questo è un po' surreale invece, fa molto sorridere, e credo che sia andato così bene anche perché durante il lockdown molti l'hanno letto e si sono sentiti evadere da questa clausura. E molti mi hanno detto che sono fatti delle belle risate, che spesso ci ripensano, ripensano al ciclo protagonista, e tanto hanno scritto e detto che mi hanno chiesto di fare il seguito, e ci sto provando, ed è difficile, non assicuro niente, però il ciclo sta continuando a fare danni. Io ho sempre scritto, anzi i primi soldi li ho guadagnati scrivendo, a 13 anni vincendo un concorso letterario nelle scuole, l'ho rivinto a 15, a 19 ho scritto delle, ho cominciato a scrivere canzoni, che insomma, per cui la scrittura, a 24 ho scritto la sceneggiatura di un film, e per cui la sceneggiatura, insomma, non dico che sia un romanzo perché è dedotta da un romanzo. E poi, anche se mi hanno sempre chiesto tanto tutti, soprattutto quando ero al vertice della mia carriera, di scrivere quello che mi pareva, ho sempre detto di no, perché ho troppo rispetto per la letteratura. Ho sempre pensato che il giorno che avessi scritto avrei dovuto Enzo. Continua la raccolta delle firme per rendere fattibile una petizione capace di rendere finalmente realizzabile il museo per il sito archeologico di Elea Velia. Un'iniziativa del comitato presieduto da Caterina Cammarano, che è nato proprio con l'intento di rendere fattibile e finalmente realizzabile un luogo che possa ospitare l'immenso patrimonio archeologico delle città di Elea prima, di Velia poi, ma anche un posto che porti ad un movimento culturale che valorizzi tutte le peculiarità artistiche dell'intero territorio. Il
comitato civico per la fondazione, per la nascita del Museo Nazionale di Alea Velia è stato costituito a seguito di un'esigenza che è quella che deve rilanciare turisticamente e valorizzare il patrimonio archeologico e culturale non solo di Velia ma dell'intero territorio. Il comitato ha l'obiettivo di raccogliere un quantitativo di firme per poterlo presentare al cospetto degli enti preposti, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Senato, del Consiglio e il Ministro dei Beni Culturali. Io sono il Presidente di questo comitato e l'obiettivo è quello di riuscire a sensibilizzare quante più persone possibile e soprattutto di mettere il territorio insieme, perché non si vuole solo cercare di riuscire ad ottenere la realizzazione del Museo Nazionale di Alea Velia per l'esposizione di reperti archeologici, ma anche per la valorizzazione e la sponsorizzazione dell'intero territorio. Sono già tantissime le manifestazioni di stima e già tanti i sindaci, i politici, i parlamentari, le associazioni che hanno aderito, per cui l'obiettivo è quello veramente di riuscire a sensibilizzare un numero alto di persone che partecipino a questa petizione. È giunta all'ultimo atto, anche per quest'anno, la 19ª edizione del Villamare Festival Film and Friends. La kermesse cinematografica è realizzata a Villamare, che negli anni ha conquistato sempre più un posto tra le manifestazioni più importanti della provincia di Salerno. Nonostante infatti i problemi legati all'emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del coronavirus, tra gli organizzatori e i filmmakers non vi è stato mai alcun dubbio sulla possibilità di dar vita anche quest'anno all'importante evento. A dimostrazione che l'arte e la creatività non si sono mai fermate, ma sono uscite ancora più arricchite da questo periodo. Tra gli ospiti della serata conclusiva che si terrà come sempre in piazza Porto Salvo ci saranno l'attore Gianni Parisi e Eva Enger. Per l'attore Parisi il famoso boss Don Gerlando, levante della quarta edizione della nota serie TV Gomorra, si tratta della prima volta sul palco della famosa kermesse. Una clamorosa carriera dunque quella di Parisi, sia in ambito teatrale che cinematografico, per l'artista protagonista anche del film Mai per sempre di Fabio Massa. E a Villamare Parisi riceverà un premio dal patron Alessandro Cocorullo durante la serata finale. Inoltre il Villamare Festival Film and Friends segnerà questa sera il battesimo nel cinema d'autore per Eva Enger. L'attrice infatti sarà ospite della serata conclusiva per presentare il progetto cinematografico Il postino sogna sempre due volte, con la regia del regista e documentarista Rocco Marino. È stata un'edizione complicata, ma è stata una scommessa vinta per il territorio e per il cinema, perché siamo riusciti a portare il grande cinema italiano e straniero ancora una volta a Villamare, con tutte le dovute attenzioni, visto anche il periodo comunque in grande ripresa in tutti i settori, dichiara Axel Andrea Nobile, il direttore artistico della manifestazione. Al termine della serata verranno inoltre decretati i vincitori sia dei lungometraggi che dei corti e a seguire il pubblico presente potrà assistere ad un finale scoppiettante accompagnato dai fuochi d'artifici con la Pirocilento Firework di Vibonati.